Sono tornati i racconti al telefono. Credetemi, per me non c'è gioia più grande di sapere che vi fa piacere che io legga qualcosa per voi. Con questo spirito è nata questa rubrica e oggi mi dedico a un'autrice che mi sta particolarmente a cuore. Sto parlando di Natalia Ginzburg, di cui vi leggerò qualche estratto dalla raccolta Le piccole virtù. Andiamo! Ciao dai calzini spaiati, io sono Veronica e oggi sono qua per leggervi alcune pagine di una raccolta che mi sta a cuore, non solo perché è di una scrittrice che amo molto, Natalia Ginzburg, ma anche perché l'ho recuperata abbastanza di recente su un banchetto dell'usato in un'edizione che mi piace molto. Fa parte della collana Saggi, una collana che solitamente sui banchi dell'usato e in libreria siamo abituati a vedere così, perché è una collana che aveva questo aspetto negli anni 60 e da allora molte sovraccoperte si sono rovinate, sono andate perse. Questa copia è del 1963, io avevo già letto Le piccole virtù in un'altra edizione che ho maltrattato ben più di questa, però ho pensato di estrapolare delle pagine che mi piacciono molto e che ho voglia di condividere oggi con voi. Quello che voglio leggervi, non per intero ma in una gran parte, è un ritratto che è anche abbastanza conosciuto, ma se anche ci fosse una sola persona tra di voi che non avesse mai ascoltato o letto queste parole, secondo me vale proprio la pena incontrarle questa volta. Mi riferisco al ritratto di un amico, che è appunto il ritratto che Natalia ha scritto e dedicato a Cesare Pavese. Cesare Pavese non viene mai nominato in questo scritto, ma naturalmente sappiamo che sta parlando di lui ed è una delle pagine più belle, a mio avviso, che siano state scritte su questo autore dalle persone che lo conoscevano e che hanno avuto l'onore di lavorare con lui e di averlo come amico. La città che era cara al nostro amico è sempre la stessa. C'è qualche cambiamento, ma cose da poco. Hanno messo dei filobus, hanno fatto qualche sottopassaggio. Non ci sono cinematografi nuovi. Quelli antichi ci sono sempre, coi nomi di una volta. Nomi che ridestano in noi, a ripeterli, la giovinezza e l'infanzia. Noi ora abitiamo altrove, in un'altra città tutta diversa e più grande. E se ci incontriamo e parliamo della nostra città, ne parliamo senza rammarico di averla lasciata e diciamo che ora non potremmo più viverci. Ma quando vi ritorniamo ci basta attraversare l'atrio della stazione e camminare nella nebbia dei viali per sentirci proprio a casa nostra. E la tristezza che ci ispira la città ogni volta che vi ritorniamo è in questo sentirci a casa nostra e sentire nello stesso tempo che noi a casa nostra non abbiamo più ragione di stare. Perché qui a casa nostra, nella nostra città, nella città dove abbiamo trascorso la giovinezza, ci rimangono ormai poche cose viventi e siamo accolti da una folla di memorie e di ombre. La nostra città, del resto, è malinconica per sua natura e rassomiglia, noi adesso ce ne accorgiamo, all'amico che abbiamo perduto e che l'aveva cara. È come era lui laboriosa, aggrondata in una sua operosità febbrile e testarda, ed è nello stesso tempo svogliata e disposta a oziare e a sognare. Nella città che gli rassomiglia, noi sentiamo di rivivere il nostro amico dovunque andiamo. In ogni angolo, ad ogni svolta, ci sembra che possa a un tratto apparire la sua alta figura dal cappotto scuro a martingala, la faccia nascosta nel bavero, il cappello calato sugli occhi. L'amico misurava la città col suo lungo passo, testardo e solitario. Si rintanava nei caffè più appartati e fumosi, si liberava svelto del cappotto e del cappello, ma teneva buttata attorno al collo la sua brutta sciarpetta chiara. Si attorcigliava intorno alle dita le lunghe ciocche dei suoi capelli castani e poi si spettinava all'improvviso, con mossa fulminea. Riempiva fogli e fogli della sua calligrafia larga e rapida, cancellando con furia, e celebrava nei suoi versi la città. Il nostro amico viveva nella città come un adolescente e fino all'ultimo visse così. Le sue giornate erano come quelle degli adolescenti, lunghissime e piene di tempo. Sapeva trovare spazio per studiare e per scrivere, per guadagnarsi la vita e per oziare sulle strade che amava. E noi che annaspavamo combattuti fra pigrizia e operosità, perdevamo le ore nell'incertezza di decidere se eravamo pigri o operosi.
non volle per molti anni sottomettersi a un orario di ufficio, accettare una professione definita, ma quando acconsentì a sedere a un tavolo di ufficio divenne un impiegato meticoloso e un lavoratore infaticabile. Pur serbandosi un ampio margine di ozio, consumava i suoi pasti velocissimo, mangiava poco e non dormiva mai. Era qualche volta molto triste, ma noi pensammo per lungo tempo che sarebbe guarito di quella tristezza quando si fosse deciso a diventare adulto, perché ci pareva la sua una tristezza come di ragazzo, la malinconia voluttuosa e svagata del ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni. Qualche volta la sera ci veniva a trovare, sedeva pallido con la sua sciarpetta al collo e si attorcigliava i capelli o sgualciva un foglio di carta. Non pronunciava in tutta la sera una sola parola, non rispondeva a nessuna delle nostre domande. Infine, di scatto, agguantava il cappotto e se ne andava. Umiliati, noi ci chiedevamo se la nostra compagnia l'aveva deluso, se aveva cercato accanto a noi di rasserenarsi e non c'era riuscito. O se invece si era proposto semplicemente di passare una serata in silenzio sotto una lampada che non fosse la sua. Ci sentivamo spesso accanto a lui umiliati, perché non sapevamo essere come lui sobri, né come lui modesti, né come lui generosi e disinteressati. Ci trattavano i suoi amici con maniere ruvide e non ci perdonava nessuno dei nostri difetti. Ma se eravamo sofferenti o malati, si mostrava un tratto sollecito come una madre. Era qualche volta così triste e noi avremmo pur voluto venirgli in aiuto, ma non ci permise mai una parola pietosa, un cenno di consolazione. E accadde anzi che noi, imitando i suoi modi, respingessimo nell'ora del nostro sconforto la sua misericordia. Non fu per noi un maestro, pur avendoci insegnato tante cose, perché vedevamo bene le assurde e tortuose complicazioni di pensiero nelle quali imprigionava la sua semplice anima. E avremmo anche noi voluto insegnargli qualcosa, insegnargli a vivere in un modo più elementare e respirabile, ma non ci riuscì mai di insegnargli nulla, perché quando tentavamo di esporgli le nostre ragioni, alzava una mano e diceva che lui sapeva già tutto. Aveva negli ultimi anni un viso solcato e scavato, devastato da travagliati pensieri, ma conservò fino all'ultimo nella figura la gentilezza di un adolescente. Diventò negli ultimi anni uno scrittore famoso, ma questo non mutò in nulla le sue abitudini schive, né la modestia della sua attitudine, né l'umiltà, coscienziosa fino allo scrupolo, del suo lavoro di ogni giorno. Quando gli chiedevamo se gli piaceva di essere famoso, rispondeva con un ghigno superbo che se l'era sempre aspettato. Ma quell'esserselo sempre aspettato significava che la cosa raggiunta non gli dava più nessuna gioia, perché era incapace di godere delle cose e di amarle, non appena le aveva. È morto d'estate. La nostra città d'estate è deserta e sembra molto grande, chiara e sonora come una piazza. Il cielo è limpido ma non luminoso, di un pallore latteo. Il fiume scorre piatto come una strada, senza aspirare umidità né frescura. Non c'era nessuno di noi. Scelse per morire un giorno qualunque di quel torrido agosto e scelse la stanza di un albergo nei pressi della stazione, volendo morire nella città che gli apparteneva come un forestiero. Andammo poco tempo dopo la sua morte in collina. C'erano osterie sulla strada con pergolati d'uva rosseggiante, giochi di bocce, cataste di biciclette. C'erano cascinali con grappoli di pannocchie, l'erba falciata stesa ad asciugare sui sacchi, il paesaggio al margine della città e sul limitare dell'autunno che lui amava. Guardammo sulle sponde erbose e sui campi arati salire la notte di settembre. Eravamo tutti molto amici e ci conoscevamo da tanti anni, persone che avevano sempre lavorato e pensato insieme. Come succede fra chi si vuol bene ed è stato colpito da una disgrazia, cercavamo ora di volerci più bene e di accudirci e proteggerci l'uno con l'altro, perché sentivamo che lui, in qualche sua maniera misteriosa, ci aveva sempre accuditi e protetti. Questo è il ritratto sincero di un'amica, di una sorella, di qualcuno che ha vissuto con Cesare Pavese degli anni importanti e lo ha visto giorno dopo giorno con le sue maniere brusche, con il suo caratteraccio, con la sua ostinazione, con il suo essere ozioso e infaticabile lavoratore allo stesso tempo. È un ritratto che mi ha commossa molto la prima volta che l'ho letto e ci sono tornata più volte anche per provare a spiegarmi delle cose e immagino che anche lei che le ha scritte
scritte, sia tornata più volte sulle sue stesse parole a chiedersi come accade quando si perde una persona cara, perché potevo fare qualcosa, potevo stargli più vicino. A fare quello che si fa quando perdiamo qualcuno a cui vogliamo bene, ci stringiamo forte con chi è rimasto e soprattutto alle persone che condividono il ricordo di quella persona che ci è cara. Queste pagine, è chiaro, sono molto private, ma diventano pubbliche nel momento in cui, per noi che non abbiamo vissuto quel tempo, possiamo lo stesso conoscere qualcosa dei suoi protagonisti, che di speciale avevano proprio questo, che erano persone che si frequentavano tutti i giorni, tutto il giorno, non solo per lavoro, ed è per quello forse che la loro esperienza di vita, di scrittura, di lavoro, di editoria è pressoché irreplicabile. Ho poi isolato un altro estratto che secondo me è un po' meno conosciuto, anche perché non ha quella caratteristica della scrittura di Natalia Ginzburg, che è un po' quella del pettegolezzo, cioè di raccontarci qualcosa su appunto amici che lei aveva, la sua famiglia, le sue origini. Ci racconta qualcosa di molto intimo, di molto suo, di molto personale, e spiega anche il suo carattere, il suo modo di stare al mondo. Questo scritto si intitola Le scarpe rotte. Anche qua ve ne leggo un breve estratto, e sempre se vi faccio venire voglia di proseguire con una lettura autonoma, vi lascio dei margini, insomma, per non rovinarvi la sorpresa. Io le scarpe rotte, e l'amica con la quale vivo in questo momento ha le scarpe rotte anche lei. Stando insieme parliamo spesso di scarpe. Se le parlo del tempo in cui sarò una vecchia scrittrice famosa, lei subito mi chiede: che scarpe avrai? Allora le dico che avrò delle scarpe di camoscio verde con una gran fibbia d'oro da un lato. Io appartengo a una famiglia dove tutti hanno scarpe solide e sane. Mia madre anzi ha dovuto far fare un armadietto apposta per tenerci le scarpe, tante paia ne aveva. Quando torno fra loro levano alte grida di sdegno e di dolore alla vista delle mie scarpe. Ma io so che anche con le scarpe rotte si può vivere. Nel periodo tedesco ero sola qui a Roma e non avevo che un solo paio di scarpe. Se le avessi date al calzolaio avrei dovuto stare 2 o 3 giorni a letto, e questo non mi era possibile. Così continuai a portarle e per giunta pioveva, le sentivo sfasciarsi lentamente, farsi molli e informi, e sentivo il freddo del selciato sotto le piante dei piedi. È per questo che anche ora ho sempre le scarpe rotte, perché mi ricordo di quelle e non mi sembrano poi tanto rotte al confronto. I miei figli vivono con mia madre e non hanno le scarpe rotte finora. Ma come saranno da uomini? Voglio dire, che scarpe avranno da uomini? Quale via sceglieranno per i loro passi? Presto io partirò e tornerò da mia madre e dai miei figli, in una casa dove non mi sarà permesso di portare le scarpe rotte. Mia madre si prenderà cura di me, mi impedirà di usare degli spilli invece che dei bottoni e di scrivere fino a notte alta. E io a mia volta mi prenderò cura dei miei figli, vincendo la tentazione di buttare la vita ai cani. Guarderò l'orologio e terrò conto del tempo, vigile e attenta a ogni cosa, e baderò che i miei figli abbiano i piedi sempre asciutti e caldi. Forse, per imparare poi a camminare con le scarpe rotte, è bene avere i piedi asciutti e caldi quando si è bambini. Mi piace questo modo di raccontare attraverso gli oggetti, di parlare di cose anche molto difficili, molto profonde, molto complesse, attraverso una cosa che le simboleggia. Attraverso l'immagine delle scarpe rotte, Natalia ci dice che lei è rimasta attaccata agli anni bui in cui ha dovuto fare sacrifici e prendersi cura dei suoi figli prima che delle sue scarpe rotte, e questo l'ha resa la donna, la scrittrice, la madre che è. A me piace molto questo stile, ed è la cosa che ho sentito e che ho ritrovato per esempio in Andrés Neumann, scrittore argentino contemporaneo che non ha mai conosciuto di persona Natalia Ginzburg, ma sono quasi certa che l'abbia letta, e ha lui lo stesso modo di raccontarci delle cose della sua vita, ma che parlano anche alla vita di tutti noi, attraverso oggetti d'uso quotidiano, parti del corpo, come nella raccolta Anatomia Sensibile. Ecco, questo è il modo, secondo me, di guardare la realtà, di raccontare la vita che hanno
gli scrittori, che sono poi anche gli scrittori di racconti, riescono a isolare un particolare, un'immagine, e intorno a quello ci ricostruiscono un mondo in cui proiettano quello che sono, ma in cui ci invitano a entrare e ci invitano a indossare quelle scarpe, oppure anche a ricordarci noi di un momento che è stato difficile, come quelli che sono raccontati tra queste pagine. Io spero che questa mia lettura oggi vi abbia incuriositi a sufficienza, non solo per scoprire o riscoprire la raccolta Le piccole virtù, ma anche per leggere tutto quello che Natalia Ginzburg ha scritto oltre al Lessico familiare, la sua opera più famosa. Leggete Mai devi domandarmi, leggete appunto Le piccole virtù, leggete La strada che va in città, leggete le cose che di lei non sono più conosciute che secondo me le rendono più giustizia dell'immagine che ha lasciato nel tempo, appunto attraverso le pagine di Lessico familiare. Mi raccomando, anche questa volta fatemi sapere se conoscete questa scrittrice, se avete letto questa raccolta o altro di lei che magari vi ha emozionato tanto e vi va di condividere. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace o un commento, e ricordatevi che potete iscrivervi al mio canale attraverso la campanella per non perdere aggiornamenti sui nuovi video che pubblico. Dai calzini spaiati è tutto, ci vediamo alla prossima!